Ciao ragazze, ciao bambini, ciao a tutti, nuovo video sbabam. Ebbene sì, stamattina mi è arrivato un nuovo pacchettino, eccolo qui, e come sempre ci tengo a spacchettarlo insieme a voi. Scusate se non parlo troppo forte, ma Federico si è addormentato, sta facendo riposino, quindi apriamo di soppiatto piano piano e dopo gli farò una bella sorpresa. Vado a spacchettare insieme a voi. Siamo pronti? Oh, wow! No, vabbè, ragazze, sono troppo carini. Allora, intravedo delle casette e leggo appunto Kokoro. Sono troppo belli! Guardate che carini! Sono delle casette con scritto Kokoro, che se non erro sono degli amici del cuore. Adesso andiamo a tirarli fuori tutti. Seconda casetta. Terza casetta. Metto tutte qui. E poi ci sono anche queste qui. Sembrano versione invernale praticamente. Con il pupazzetto di neve. Il ghiaccio. Veramente carine. Voilà, eccole qui. E poi ci sono i giornaletti Kokoro, gli amici del cuore, prima serie, gli originali. Trova il rarissimo cuore d'oro. Praticamente bisogna vedere che cuoricino si trova. Se lo si trova da mettere nel Kokoro si illumina. Credo di aver capito bene. Sono bellissimi, ogni cuore ha il suo significato. C'è il cuore dell'amore, il cuore dell'amicizia, il cuore della bellezza, il cuore del coraggio, il cuore dei sogni, il cuore della felicità e il super cuore d'oro. Ragazze, troveremo il cuore d'oro? Rimanete con me per scoprirlo. Si possono trovare già in edicola. Li ho visti anche in pubblicità, quindi li potete trovare in edicola a 4,99€ con una scatolina e la vostra rivistina. E sapete che io amo follemente, anche Federico adora queste riviste, perché all'interno ci sono sempre dei giochini. Vedete, c'è da colorare, c'è il labirinto da unire puntini, quindi ricordatevi la rivistina. Che dite? Io direi di iniziare ad aprire la finestrella. Credo che si apra proprio da qui. C'è sia la porticina, troppo carina, tratteggiata, quindi si può andare ad aprire, insomma. E, oppure appunto si può togliere lo scotch da sopra e aprire da sopra. Cioè, guardate che carina, tratteggiata, quindi potete andare ad aprirla in questo modo qua. Oh, wow, ma sono giganti, ragazze, ma sono bellissimi. Io pensavo fossero più piccolini, invece è grandissimo, ma è stupendo. Allora, il cuoricino si vede che è lì. No, ragazze, sono elettrizzata. Cioè, ci fosse già Alessandra impazzirebbe ancora di più, ma anche Federico adora queste cose. Io pensavo fossero più piccoli, sono felicissima di vederli così grossi. E si vede qua che c'è la forma del cuoricino, che si può aprire a sto punto solo aprendo la finestrella. Quindi dobbiamo aprire anche la finestrella e vedere che cuoricino abbiamo. Abbiamo trovato il cuoricino blu. Oddio, ma quanto è bello! Aspettate che voglio tirarlo fuori, ma non ci riesco. Allora, ho fatto prima, ho aperto da sopra. Allora, sopra c'è un cartoncino e c'è il solito libricino con il personaggio, quindi questo vi serve per identificare il personaggio che avete trovato. In questo caso c'è Foxy, la volpina, troppo bellina. E dietro ci sono appunto queste immaginette, dentro vi rispiega le emozioni di tutti i cuoricini, cosa vogliono significare. E poi c'è la solita carta d'identità del personaggio, in questo caso Foxy, quindi c'è tutta la sua descrizione. In questo caso sono una gran furbacchiona. Aspettate che la dobbiamo tirare fuori, però
Voilà. Che carina! Oddio! E anche il cuoricino dobbiamo prendere. Allora, il cuoricino si presenta così. Si attacca praticamente da solo, vedete? Voilà! E poi c'è la linguettina da togliere della, non so se la vedete, controluce della pila praticamente, e poi lo accendete e al buio deve essere qualcosa di troppo magico, bellissimo. Mi piace tantissimo anche perché non me lo immaginavo così grosso, cioè guardate, è grosso come il palmo di una mano, veramente bello, e guardate gli occhi, sono proprio magici, bellissimo. Ragazze, sono curiosissima, andiamo a vedere tutti gli altri personaggi. Ovviamente basta staccare il cuoricino per spegnere la luce oppure l'interruttore. Veramente carino. Sono curiosissima, vediamo tutti gli altri. Faccio già che aprirlo da sopra perché è molto più veloce. Anche se poi per giocare, secondo me è molto carino andare poi ad aprire la porticina e la finestrella. Solito cartoncino. Qui abbiamo trovato, cosa avremmo trovato? Siete curiosi? Io molto. Abbiamo trovato Romeo. Eccolo qui con il cuore giallo. Giallo. Togliamo sempre la linguetta e accendiamo. Ma quanto è bello, ma quanto è dolce. Guardate gli occhi viola, bellissimi. Super magici, spettacolare. Lo so, quando faccio questi video in collaborazione con Sbabam sono sempre lì che dico meraviglioso, stupendo, ma perché ragazze, io già prima di questa collaborazione Federico spesso voleva qualcosa di Sbabam in edicola, quindi conosco già i loro prodotti e non siamo sempre rimasti contenti, divertiti, insomma. Quindi mi piacciono, mi sento tanto bambina, non vedo l'ora di poter giocare con queste cose anche con Alessandra, perché tante cose magari sono più da bimba e quindi lei si divertirebbe tanto. Oddio, intravedo una cosa dolce dolce, un pinguino, ho trovato Oscar, andiamo a vedere Oscar come si presenta. Eccolo qui, guardate che carino, veramente dolcissimo, occhi azzurri, azzurri come il mare, e uno splendido cuore rosso che attaccato a Oscar secondo me sta super bene, perché è un pinguino bianco e nero. Attacchiamo il cuoricino, eccolo qui Oscar. Bellissimo il cuoricino rosso, è proprio a San Valentino, siamo in tema ragazzi, ieri è stato San Valentino, quindi il cuore rosso è perfetto, guardate che dolce. Andiamo avanti con quest'altra casettina col tettuccio marrone, qua ci sono le altre due invernali, praticamente in quella invernale c'è stato il pinguino, quindi penso ci sia un nesso logico. Abbiamo trovato Nocciolina, una scoiattolina. Nocciolina è una scoiattolina. Andiamo a vedere un po'. Ops. Wow, cuore viola, bellissimo. È rimasta dentro, è timida. Sei timida? Nocciolina è un po' timida, quindi ragazze, incoraggiamola, incoraggiamola bambini. Guardatela qui. Adesso proviamo a metterle il cuoricino viola. Gli attacchiamo il suo cuoricino e accendiamo. Devo togliere anche la linguetta però. Pronti? Via! Eccola qui! Bellissima nocciolina con i suoi dentini da scoiattolina. Guarda che bella codina che ha. Sono giganteschi ragazzi, sono veramente un bel regalino da fare. Allora, vediamo un po', casetta invernale, quindi potrebbe essere
forse un orso bianco. Eccolo qua, c'è Cappuccino. Cappuccino, e forse potrebbe esserci un cuore d'oro. Secondo voi c'è il cuore d'oro? Io sono curiosa, ragazze. Oddio, guardate, guardate che occhi azzurri, bellissimo. Vediamo un po'. No, cuore viola. Non ho trovato il cuore d'oro. Ce n'è ancora una, la speranza è l'ultima a morire. Attacchiamo il suo cuoricino, togliamo la linguetta e accendiamo. Oddio, quanto è dolce! Bellissimo questo. È veramente molto carino l'orso bianco, quindi sono tentata per il momento di consigliarvi la scatolina azzurra. Sono belli tutti, perché anche questo mi fa impazzire. Però io gli animali invernali, il pinguino, l'orso bianco, li adoro. Scatolina, ragazze, è l'ultima opportunità di trovare il cuore d'oro. Vediamo un po' se siamo fortunati. Abbiamo trovato... assomiglia a un dalmata. Macchia! Eccola qua. E no, non c'è il cuore d'oro, ho già visto un cuore più colorato. Che bella! Oddio, che carino! Tolgo già la linguetta e vado a prendere l'altro cuore rosso. Bellissimo anche questo, in tema San Valentino, e lucina rossa. Faccio rivedere tutti, sono veramente uno più bello dell'altro. La volpina, poi, la prima che ho aperto, mi ha fatto innamorare. Questa credo sia tra le mie preferite insieme all'orso bianco. Ecco, credo che questi due siano i miei preferiti per eccellenza. Di tutti sono uno più bello dell'altro. Credo che i miei preferiti siano la volpina, che è la primissima che ho aperto, perché ha degli occhi bellissimi e un sorrisino troppo simpatico, e anche l'orso bianco mi piace tantissimo, ma anche il pinguino. Insomma, è difficile scegliere un preferito perché sono tutti dolcissimi, e credo, anzi sicuramente ce ne sono molti altri. Vediamo un attimo se fa vedere la collezione intera. Ragazze, sicuramente ce ne sono altri, perché c'è il panda. Ce ne sono altri, coniglietto azzurro, quindi insomma il panda l'avrei tanto voluto, perché sapete che io e Riccardo ci chiamiamo Pooh, come il panda, no? Di Kung Fu Panda. Però insomma sono veramente tutti bellissimi, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata in edicola. Sono divertita tantissimo ad aprire questi cucciolotti insieme a voi. E spero di avervi intrattenuto, di aver intrattenuto i vostri bambini, di avervi tenuto anche solo 10 minuti di compagnia. Ringrazio tantissimo Sbabam per questa collaborazione, sono sempre gentilissimi, e io vi mando un bacino coccoloso con il cocoro, che trovate in edicola con scatolina e rivistina a 4,99 euro. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!